Riparte con grandi ambizioni la nuova stagione sportiva della Telimar Pallanuoto Palermo, che sabato esordirà in casa contro la NC Civitavecchia nella prima giornata del girone sud di A2. La storica squadra palermitana, guidata da Ivano Quartuccio, ha investito sul mercato in estate, rafforzandosi con acquisti di qualità, ma affidandosi allo zoccolo duro, affermatosi negli anni, e guidato dal veterano croato, nonché capitano, Krešimir Zubčić. La presentazione della squadra, tenutasi tra le mura amiche della piscina olimpica, è stata l'occasione per conoscere le reali ambizioni ed obiettivi che la società pallanuotistica intende raggiungere quest'anno. L'ossatura della squadra è sostanzialmente quella degli anni scorsi, si basa sull'esperto capitano straniero mancino Krešimir Zubčić, su un attacco micidiale basato sul cecchino Fabrizio Di Patti, su un incontenibile centroboa Cicciolo Cascio, una difesa rocciosa Gabriele Galioto, Luciano D'Aleo e il portiere Alessandro Sansone. E ciliegina sulla torta il nuovo acquisto Aldo Ercolano, che si è trasferito qui dalla promo Geste di Cagliari per potenziare ulteriormente il nostro attacco, essendo un attaccante puro. E gli obiettivi ce li prefissiamo strada facendo, nel senso che andremo a giocare partita dopo partita a testa alta contro tutti. Siamo consapevoli di potercela giocare tranquillamente con tutte le squadre del campionato. Sicuramente speriamo di migliorare la posizione dello scorso anno. Abbiamo avuto un inizio bruttissimo l'anno scorso, 0 punti nelle prime 4 partite, e poi siamo stati costretti a inseguire tutto il campionato. Sicuramente speriamo di cominciare meglio e portare subito a casa i 3 punti. Possiamo giocare con tutti questo anno, veramente, perché il campionato sarà molto equilibrato. Non c'è, secondo me, una squadra che può spaccare subito la classifica.